Ciao a tutti, io sono Smile e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi ho deciso di iniziare una nuova serie qui su Made in 2, cioè in realtà era da un po' di tempo che avevo intenzione di fare questa serie, ma ho sempre avuto qualche dubbio sul farla. Ma dopo aver visto una cosa del genere, questo negozio in particolare, mi sono detto no, devo fare per forza questo video. Ah, devo iniziare per forza questa serie. Spada luna più 9, prezzo bassissimo. Ok, vediamo questa spada luna più 9. Ok, tra l'altro con pietre più 3. Questo qua sottolinea nel nome del mercatino che il prezzo è bassissimo. E guardate quanto costa: 250 kk. E le pietre sono più 3. E i bonus sono scrausi. Cioè, non so se mi spiego, però una luna del genere con pietre più 4 e bonus migliori si trova anche a 100 milioni se a fortuna. Cioè io, ecco, questa serie appunto, intanto non voglio fare video lunghissimi, però intanto questa è una cosa che vedo particolarmente di Made in 2, è i prezzi che la gente mette nei mercatini. Con tutto il nome del negozio che magari dice tutto a poco, ma in realtà quel poco è tutt'altro che poco, è molto. È molto, cioè, a volte veramente ci rimango in modi, cioè, boh. Per esempio, non lo so, dobbiamo vedere noi più che altro i mercatini, quelli là che hanno un nome che magari fa intendere che sono cose per poveri, ma in realtà, cioè, o magari anche no. Cerchiamo di vedere anche le cose più, come si dice, freghiamocene del nome dei mercatini, ma i prezzi stessi, comunque uno. Man mano che guarda i mercatini giorno dopo giorno si rende conto un pochino dei prezzi generali che ci sono dei vari item. E per esempio, se noi vediamo questo dov'è? Item etnologia, che poi, cioè, è un mercatino che vedo spesso. Comunque, sto mercatino, se noi vediamo le cose, io ho paura soltanto a guardarle. Farce da guerra. Ora, cos'ha di speciale? Più 7, ok, non è più 9. Magari bonus 10 mezzi uomini, ma comunque è un'arma che, insomma, sinceramente non ce li vedo tutti sti soldi per. Cioè, l'unico bonus sensato potrebbe essere appunto forte contro mezzi uomini, ma. Lasciamo stare. Lama ferro rosso più 9. Ora tu dimmi dove li va le 9 won. Che 9 won, se non erro, sono 900 milioni? Cioè, tu hai messo 16, cioè, sto ferro che ha soltanto una pietra più 4, ha 900 milioni in pratica, 900 kk, quei tre mezzi uomini non valgono un cavolo, eppure vediamo questa luna, luna più 3, luna più 3, l'unico bonus buono 18 abilità, le pietre più 4, 4 won, io sinceramente 4 won se magari fosse stata la luna più 9, sinceramente. L'avevo messo a questo prezzo perché 400 kk per una luna dove il bonus migliore è 18 abilità, cioè dai, perché potevo capire magari qualcosa tipo forza più che ne so, o intelligenza, ma sinceramente, sto prezzo non ce lo vedo. Poi più 3 per non parlare di questo arco di corno. Ora, magari perché a 43 medi uno può dire sì, dai, ci potrebbe stare, ma ci sono cose con meno medi, cioè anzi con più medi, scusate, più 0, armi del 30 o comunque anche del 75 stesso, che volendo, magari ecco 75 già siamo, quelli esageriamo nel 75, però stiamo parlando non so parlare, di un arco del 30. Gli archi sono probabilmente l'arma meno usata perché comunque ci sono pochi ninja. Se tu metti sto arco che è più 1, per te è un arco nabissimo, dove appunto ci sono questi 43 medi. Secondo me più che 150 kk io lo metterei qualcosa tipo molto di meno, 70. Non voglio esagerare. Comunque, tra i 100 in giù. Comunque, dai 100 in giù. Poi altro c'è. Questa corazza. Ok, questa corazza qua. Di bonus buoni. Cosa ha? 1000 HP, che non sono neanche quelli là massimi. Frecce 10. Mamma mia, ragazzi. Veramente vedo certi prezzi e mi metto a piangere. Queste scarpe. Cosa hanno? Cioè, sì, 15 schivare frecce, ma non le userà mai nessuno, penso, perché a livelli bassi poi e non hanno neanche HP. Oppure,
Vabbè, guardate, non, certi, vedo certe cose e ci rimango veramente. Io potrei soffermarmi su, qua, su un bordello di mercatini. Fidatevi, da quando ho ripreso a giocare un po' a Madden, ci sono dei prezzi che veramente fanno paura. Mamma mia, veramente. Ora, questo qua l'ho vista, ma non voglio neanche commentarla. Sta spada, l'unico bonus buono, 40 medi. Le pietre più 4. Vabbè, tra l'altro ha la proiezione, 900 milioni. 9-1, ma scherziamo, secondo me dovrebbe valere molto di meno, molto. Poi anche questa, cos'ha? 32 medi e 8 forza. Poi vabbè, 10 trafiggenti magari, non male. Però, 10 forza e diavolo, che c'entra in PvP? Dico, mettere questa cosa qua a 900 milioni, 900 kk, onestamente, mamma mia. Mi vengono i brividi, mi vengono i brividi, dovrebbe costare molto di meno. Non stiamo parlando di 40 medi passati, 32 medi. Comunque 32 medi già sono più nella norma, sono più facili da trovare. Pure cos'altro c'è? Io voglio vedere qualche mercatino che ha qualche nome in cui cioè, proprio, ci sono dei nomi. Ecco, la bottega degli affari, ora. La bottega degli affari vuol dire che in teoria uno dovrebbe fare affari comprando le cose qua. Vediamo se è vero. No, ti prego, non è vero. 5 bonus, ok? Cosa di buono su questo elmo? Forse 15 fuoco e 5 SMP, ma in realtà sono pochissimi, non lo so, oddio, no. No, 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 no. 200 milioni per questo io non ce li butterei in euro né mai, piuttosto me lo faccio da solo. Spada leone più 2, ecco, vedete, già questa spada in effetti per avere questi bonus medi li può valere 10 milioni. Ma quel cavolo di arco 43 medi a 150 kk, ma scherziamo. Poi c'è questa qua invece, che comunque la velenosa è un'arma abbastanza usata. 30 medi, 10 milioni, insomma, ni. Poi, vabbè, non voglio commentare queste altre cose, ma poi cos'altro abbiamo? Cos'altro abbiamo, signori? Cos'altro abbiamo? Più altro, quello che mi preoccupa di questo video è che l'idea che si dovrebbe fare la gente, quello che voglio dire io, è che la gente, purtroppo, è proprio, cioè, una delle cose appunto di Made in 2 che mi dà fastidio è la gente, cioè i prezzi che fa la gente. Ora, vediamo se trovo qualche altra cosa. Tutto il regalo davvero, vediamo se è vero. Elmo di ferro più 9. Dove? L'unico bonus buono, se vogliamo, è 20 zombie. Cosa? Rigenerazione HP 30 non mi convince poi di tanto. E tu me lo metti, sto coso qua, a 300 kk. Eppure la luna, pure questa. Cioè tutto a poco mi viene a dire, 32 medi, neanche le pietre più 4, 300 kk. Cioè veramente io sconvolto. Guardate, guardate, again. Cosa abbiamo qui? Una corazza pure scossa più 8. Più 8 con una pietra della fretta più 1. Mamma mia, perché la gente si sforza per mettere queste pietre del cavolo che non servono a niente? Vabbè, 19 kk. Quando, se tutto va bene, più 9 la si trova allo stesso prezzo. Magari senza quella pietra orribile. Poi, corazza mano più 9. 140 milioni per cosa? Forse per la proiezione di quel vestito là. Oddio. Poi, quest'abito ha semplicemente la caratteristica di essere shoppato, tra virgolette, non ha neanche il quinto bonus, è solo più 5 ed è stato messo a 15 kk. Non so se potrebbe valerli, ma vabbò, vabbò. Ah, eccolo qua un'altra corazzera di tigre più 8, 15 milioni, con soli due bonus, nabbi ovviamente, più 9, secondo me si trova anche di meno. Beh, ok. Corazza drago più 9, cosa? 80 milioni, ma veramente cosa così tanto una corazza del genere? Quest'altra qua, 150 milioni, 5 bonus, insomma. Corazza della magia più 9, oh mio Dio, cosa di buono questa corazza, e perché metterla 8-1? Soltanto per cosa? 1000 HP? 15 frecce? Almeno avesse avuto quell'evasione e inchino, boh. No, questi prezzi 5-1 questa cosa. No, per favore. Pure io posso prendere qualche corazza del 54, andare in torre, provare a farla più 7 più 8 e venderla 5-1, ma se non è più 9, non ci vale, mi dispiace.
Almeno questo lo penso io. Poi abbiamo queste ultime. Oddio, orecchini. Ah, questo per un bonus in più. Ci ha messo 2 milioni in più. Quando te la compreranno, me lo farai sapere. Poi abbiamo questa luna. Allora, spade del genere. Io ho trovate addirittura a 20, se è il caso, milioni. Quindi già molto di meno. Sapete come? Addirittura ne ho presa una. Ecco questa qua. Vedete questa? Questa qui, con 5 bonus. No, spero non aveva la pietra antisura. Ce l'ho messa a culo io. L'ho presa così, comunque, senza quella pietra antisura, a 35 milioni. Quindi 5 bonus già shoppato, cioè praticamente. E poi vedete una cosa del genere. Boh, ok, 45 milioni. Io a 45 milioni ci ho preso la luna più 9, che oggi ho presente nessuna. Però con pietre più 3, mostro e critici. Però mi accontento. Però inizia. Dai, cocchio. Ho quest'arco qua. Gli archi di corno, onestamente, secondo me valgono un po' di meno. Soprattutto se lisci e senza pietre utili. Arco drago giallo gigante più 9. Sto prezzo, secondo me, è un po' esageratino. Comunque, ragazzi, penso che non c'è molto altro da dire. Come vedete, questo gioco ha dei difettini. Perché la gente non. Non lo so perché ha questa maniera, deve fare, deve mettere prezzi più alti del dovuto, quando magari non li vale, cioè non valgono effettivamente quello che mettono loro. Cioè, è una cosa che non riuscirò mai e poi mai a capire. Veramente, boh, non so che dire. Comunque, ora per esempio, no, ti prego, che schifo, lasciamo vedere perché sto impazzendo, oddio, 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 oddio. Niente ragazzuoli, chiudo veramente perché sennò questo video potrebbe diventare un delirio. Un delirio? Che ho detto? Un delirio, volevo dire. Se tutto va bene e se mi verrà in mente, cercherò di fare anche qualche altro video di questa serie, appunto, in cui dico le cose che odio di Madden. In questo video ho parlato proprio dei mercatini, le cose che odio, proprio i mercatini, i prezzi che la gente fa. Spero mi venga qualche altra idea in mente, perché comunque qua su Madden 2 in effetti ci sono molte cose da odiare e forse sapete cosa? Avrei anche qualche video pronto per qualche altro video di questa serie. Devo soltanto editarlo e se è il caso ci metto la voce di sopra, perché comunque questi ce lo dico, perché comunque cosa? Non lo so neanche io. Niente, basta, mi fermo qui. Ragazzuoli, da Ismail è tutto, ciao a tutti e alla prossima.